Let's go! Bentornati, ovetti, su Super Mario Odyssey! Nello scorso episodio siamo arrivati a Toastalandia! E ho sbagliato intro. Vabbè, dai, andiamo avanti, su. Entriamo dentro la piramide capovolta. Perché ci piace tanto. Dentro la piramide capovolta! Oh yeah! Dunque, Pallottolo Bill, mi servi tu ora. Devo prendere ancora il vestito. Esattamente. Ok, levati da qua ora. Aspetta un attimo. Salta, salta qua. Un attimo solo. Bam. Magari c'è qualcosa, che ne so. Ok. Dentro il tubo. Eccomi qua, monetine per me. Oh, attenzione, no. In alto, ora di qua. No, sali. Sotto. Sali di nuovo. Ora qui. Ah. C'è qualcosa qua? Aiuto! Vai andare, avanziamo. Oh, fuori da questo tubo, per favore. Ah, invece no. Ok. Yeah. Yeah, yeah. Evviva. Monete qua. È la luna. Segreto del murale capovolto. Naturalmente faremo ancora puntate lunghe, perché deve essere così, no? L'altra volta ho fatto 50 minuti. Attenzione. Che pazzo. Eccoci tornati alla normalità. Vieni qua te. Ciao Pallottolo Bill, mi servi te. Go, 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 go. Aia. Piano, eh. Ok, basta. Vai qua sopra. Troppi cactus per i miei gusti. Facciamo un po' di ripulisti ora. Ok, e andiamo su, in alto. Ecco la nave di Bowser. State cercando l'anello dell'unione? Peccato, ora ce l'ha il nostro capo. E non pensate di imbucarvi al matrimonio, capito? E siamo contro la seconda Brudolz, Ariel, nonché la più famosa per chi ama certi siti. Allora, aspettiamo che lei ci tiri qualcosa di bello. Ecco, bomba sganciata. Beccati questo, aia, mi ha colpito. Beccati questo, odiosa. Piano, Ariel. È l'unica che mi ricordo sempre il suo nome, almeno. Oh, 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 caliente questa coniglietta, eh. Dai, dai. No. Posso anche respingere le sue bombe, eh. Avanti, Ariel. Tirala. E ora... Beccata. Ti sto scompigliando i capelli, eh. Piano. Sempre fantastica. Oh mio Dio. È un bel casino adesso, eh. Dai, dai, vuoi ballare, eh. Ancora. Aha, presa. E ora, addio.
Nella voragine del deserto. Quella Brudol ci ha rallentato non poco, ma stiamo continuando a collezionare lune di energia. Che succede? La piramide capovolta sta fluttuando in aria? E ora fa pure più freddo. Pensi che sia opera di Bowser? Quel brutto ceffo ne combina sempre di nuove. Al 100% sì. O magari no. Oh, e ci sono delle mummie addirittura, eh. Posso comprare qualcosa? Vorrei controllare. Allora. Tu cosa vendevi? Che non mi ricordo. Ah, questi, eh. Non mi interessa al momento. Quanto era? Ah beh, prendilo, sì. E indossa ora. Poi c'è anche quello da cowboy che vorrei prendere. Dai, qualche souvenir lo prendiamo. Sì, sì, sì. Ok, metto questo. Ne servono molte altre di monete. Questo è ovvio. Quanto costava? Vai, lo prendo. Così almeno ce l'ho già. Non voglio. No, non volevo. Dai, meglio non ora. Sì, compra. Forse più tardi. Però voglio rimettermi messicano tutto d'un punto. Perché no? Così, no, grazie. Qua c'è l'armadio. Ok. E ora usciamo e andiamo all'avventura. Andale, andale. Ok. Comunque, nello scorso episodio ho dimenticato varie monete proprio, diciamo, all'inizio. Ok, sali. Ah, qui c'era una moneta che ho saltato. Ottimo, eh. Questi poster non so se vi danno una luna se li togliete tutti, eh. Boh, chi lo sa. E tu? Nel caso ti perdessi, ti basterà seguire quel forte bagliore. Va bene, grazie. Qua c'è un razzo. Andiamo là? Andiamo là. Oh, cazzo. Però qua, ragazzi, qua sopra c'è una luna. Ma qui c'è un quadro. Io entro. Regno della City. È un altro regno? Dove siamo finiti? Non so, ma qui c'è la luna. Portale per New Donk City. Meglio andare via da qua adesso. Non è il momento. Qua servirebbe un pallottolo Bill per arrivare qua sopra. Non saprei, sapete, perché il problema è che poi esplodono. Dai. No, via. Brutte mummie. Levatevi. Vado dentro, amici. Mi butto a capofitto. Wow. Qua si gela. Devo fare attenzione. Ho fatto pure il salto sbagliato. Come ovvio che sia. Vai. È giusto prendere i Goomba.
Così non scivoliamo. Scatta. Oh, ho preso proprio questo. Vai. Grazie per il cuore. Ok, oh mio Dio. Ah no. C'è qualcosa che non va. Mi servono anche quelli adesso. Grazie. È per controllare. Vai sopra. Mamma mia, in bilico proprio. Accidenti. Presa. Possono ancora aiutarmi loro. Beh, aia. Ok, ottenuti. Con calma si fa tutto. Non mi ricordavo che questa parte era così ansiogena. Sali. Pallottole Bill. Hai un cappello per proteggerti, eh? Non farmi ridere. Dai, vieni. Ok. Mio Dio. Veloce scattante. Entriamo. Nelle oscure profondità della terra si nasconde un faccione lì. Molto bello, direi. Che tragedia! Sono qui pronto! Uatas Bangetem! Dov'è? Finito! L'anello? L'hai preso tu? E siamo contro Sganassotech! Si chiamava così, no? Oh, porca miseria! Ho sbagliato! Ammazzami, forza! Ho sbagliato! Ok, ora ci riprovo, eh! Avevo sbagliato il salto! Salto in lungo! Aia! Allora! Vai, prendi! Pugno in faccia. Ho detto no. Bro, pugno in faccia. Beccati questo. Piano 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 adesso. Ora ritorna. Doppio pugno della discordia. Oh mio Dio, Sganassotech. Si chiamava così, no? Sganassotech. Non riesco a beccarlo. Ah, oh, aiuto. Non farti male al pugno, mi raccomando. Al terzo colpo si fa male. No, eh? Quando è che posso beccarti? Ah, ecco. Ehi. Ma vaffan, brodo. Amico, non abbiamo rubato noi l'anello. Stai calmo. Vedo delle lune lì in mezzo. Ci servono e come? Wow. Scanasse, tech lì, coso? Calmo. No, aiuto! Rischio, rieia. Aia. Sei odioso. Fatetelo dire, sei estremamente odioso. Magari sono io che sono scarso, forse? Beh, adesso è il momento che tu... Beccati questo! E soffri.
Accidenti. Uno di danno. Mamma mia. Prendiamola. Fiu, che caldo che fa ora, ma immagino che sia giusto e naturale così. Alla fine era lo scopo della nostra missione, vero? Continuiamo di questo passo. Dobbiamo acciuffare Bowser. Dici che avremo abbastanza lune per raggiungere il prossimo regno? Lanciami sul mappamondo e lo vedrai subito. Ora ci proviamo. Da 6 lune arriviamo alla bellezza di... vediamo un po'... rullo di tamburi... 24 lune! La Odyssey è stata potenziata! Ops! Siamo a un bivio! A che regno pensi si sia diretto, Bowser? Regno del lago o regno della selva? Regno della selva. Il regno della selva? Ottima idea! Molto bene, Toastalandia! Ci rivedremo un'altra volta! Sì, la mia scelta è questo. Io mi concentrerò prima sulla modalità storia e poi prenderemo le altre lune, se per voi va bene. Mamma mia, quante puntate extra dovrò fare. Una valanga. Prima rapisce Tiara e ora si è portato via pure l'anello dell'unione. Quale sarà la sua prossima mossa? Mentre siamo in viaggio, perché non diamo una ripassata veloce a un paio di cose? Consiglia ai viaggiatori, lancia autoguidato. Una volta lanciato il cappello, agita di nuovo i Joy-Con per eseguire un lancio autoguidato. Il tuo copricapo volerà verso il bersaglio, più vicino all'interno del tuo campo visivo. Utile quando il tuo lancio è impreciso. L'avevamo già letto, ma vabbè. Questo è tutto. E ora studiamo un po' questo regno della selva. Si dice che ci sia un enorme giardino pieno di fiori. E che lì potremmo anche ammirare il loro famoso bouquet fiorito. Verso il giardino etereo. Guarda, guarda. Aspetta, non hai sentito niente? Sento uccelli? È una foresta questa. Ehi. Rotazione involontaria causata da una situazione di emergenza, allarme. Furto di fiori da parte del macchinario del mostro, allarme rosso. Avvistato oggetto volante non identificato. Oh, Mario balla, ok. Benvenuto. Acquisto permesso sia con monete, ammesso ovunque sia con monete, valide solo in questo regno. Protocollo di acquisto attivato. Catalogo dei prodotti aggiornato. Confermare la scelta. Grazie. Acquisti all'ortoro botanico. Non volevo fare questo, voglio parlare con te. Hai questi, eh? Beh, mi sa che prima o poi dovrei comunque comprarli, eh. O magari è meglio tenere i soldi da parte. Indosso, dovrei prendere un altro sicuramente, ma ehi, mi manca ancora i pantaloni là, indossa ora adesso.
Questa era tutta da meccanico. Lui dovrebbe avere la tuta da esploratore. Sì? Hai mai sentito parlare degli amiibo? Puoi provare a tenere premuto e toccare il sensore NFC con un amiibo. Il risultato di questa operazione sarà obiettivamente soddisfacente. Sì, con l'amiibo di Mario, Peach e Bowser del matrimonio. Si poteva avere i loro costumi. Ehi, te. Salve. Benvenuto, viandante. E benvenuto anche a te, essere cappelluto. Siete pronti a rispondere al mio quesito? Cosa brama in questo regno quell'orrido mostro? Fiori. Risposta corretta. Prosegui pure. Allora, a parte che forse è meglio che controllo un attimo questa zona, perché forse c'è qualcosa che potrei guardare. Beh, qua comunque c'è questo. Un po' di fiori li prendiamo ora. Ok, ho visto delle altre monete. Quelle sono le luna che devo ottenere. Prendi. Ottimo. Là c'è un bel oggettino. Altre monete. È un bosco molto grande questo, eh. Monete. Ce le prendiamo tutte. Ottimo. Dai. Entriamo ora. Altre monete viola. Eccomi qua. Ed ecco la musica. Paraparam, paraparam, paraparam. Pam, pam, paparapara, papapa. Ecco, dobbiamo andare là. C'è molto veleno. Quelle sono delle pozzanghere. Ok. Tarata. Paraparappa. Parappa. Papapapa. Parappa. Allungati. Era sempre divertente usarli questo. Questa verdura qui che neanche so che cos'è. Puoi levarti. Allora, a parte che devo salire qua sopra, grazie. No. Levati. Ok, no. Ridammi lui. Ok. Non mi morire. Accidentaccio. Para, para. Vai, 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 vai. Luna! Eccola. La noce dietro l'angolo. Piripa, piripam, pam. Paraparappa, parappa, paraparappa, chiacchierotto, eccoti qua. Ah, aspetta. Giusto. Ah, scusa, amico. Che stai cercando? Chissà, lo so io, lo so io. Ha-ha! Se cerco un indizio, ecco qua, in cima al grande albero. È ben nascosto, ma dove sarà? In bocca al lupo, cucà! Presenza di terapidi del mostro in cima alla torre. Livello di allarme per i fiori massimo. Ricerca soluzione in corso. E fate qualcosa allora, eh. Non fate nulla, vero? Accidentaccio. Dai, dobbiamo entrare dentro il tubo adesso. Oh, fantastico. Para, para, para. Oh, piano con questi. Ah, mi serve l'acqua. Aia. Brutto, bruttissimo. Oh mio Dio, la telecamera, per favore. Ora. No, le monete.
Se ora muoio è la fine. E non muore. Ce la fa. Lo prende. Mi serve un altro cuore. Per favore, me ne serve un altro. Uno doppio. Mi serve un doppio cuore ora. Per favore. Sto morendo troppe volte. Oh, guarda. Altre di queste. Ok. Tutto a posto. Oh, affambrodo, mori? Meglio levarsi dalle scatole queste piante piranha. Non voglio perdere ancora come il primo episodio queste. Assolutamente no. Oh, 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 oh. Pezzente. Togliamo il veleno. Ti aiuto io, Cappy. Non temere. Vai, vai, agita tutto quanto. Agitiamo tutto quanto adesso. Eccolo. Oh, ce l'ho fatta. Na, na, na. Perché questo gioco ha delle bellissime colonne sonore, eh? Non ne ho idea. Sono belle, al 100% sì. Ok, vammi. Andiamo qua adesso. No, piano. Ok. Dai. Sono proprio sfigato, eh. Ma di qua? C'è qualcosa qui, eh. Devo uccidere. Preso. Finito. Abbiamo questa luna segreta. Segreta neanche morto. Fuoco nella caverna. Ora rivoglio Cappy che ho inserito su di lui, che era l'Athletic Tac, no? Ok. Togli il veleno, togli il veleno. Grazie. Oh snap. Aia. Oggi balzi ed erroracci, direi. Ehi, amico. Vieni. Tarapara. Oh mio Dio. Ok. Aspetta, c'è qualcosa qua. L'ho visto. Ma vuoi levarti dalle palle? Schifoso. Vai qua. Ecco qua. Ed ecco le mie monete adesso. Ok ragazzi, non riesco ad andare dall'altra parte. Non so come fare, se no devo buttarmi, ma non voglio. Quindi andiamo qua, dai, ora. Via tutto questo. Adesso eliminiamo la pianta. È l'una presa. Ladri di fiori nel giardino etereo. Potresti venire? Non cadere ancora. Un'altra. La noce in fondo alla via. Oh mio Dio. Paraparam pam pam. Addio. Let's go. Che fortuna, possiamo usarlo per attraversare. Sì, solo che sparisce. Esatto, me lo ricordavo. Accidenti.
Un'altra noce di cocco, chissà cosa c'è dentro. Mezzega, l'ho spaccata in due. La noce sulla torre pericolante. Oh, aspetta. Ok. Ok, col cappello almeno riesco a prenderla. No, ah, sbaglio sempre il salto, uffa. Shh, piano. Non corre troppo Mario. Maledizione. Ok. Ok, con calma. Perché devo fare questo giro enorme? Perché ho paura di cadere nel vuoto profondo. Parapà. Parapà. Na 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 na. Tap ta tarata. Almeno voglio prenderla quella lì. E non ci penso più. Ma salve a lei. Grazie. Spacca qua. Oh oh oh, mi serviva proprio. Grazie. Oh yeah baby. Ancora. La noce nella torre. Quante noci, mamma mia. Si potrebbe. Ok, grazie tesoruccio mio. Bello essere una verdura, eh. Ok, io vado di qua adesso. Yeah. Un'altra. Una stiracchiata alle gambe. Perché? Eccoli là. Troppo tardi! Il bouquet fiorito è già nostro! Ora perché non vi levate dai piedi e ci lasciate prendere il resto dei fiori? E siamo contro, credo si chiama Spiward, credo. Aia. Che è successo? Beh, oh, 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 ma che... Beccati questo. Andiamo, forza. Allora, qua devo schivare, praticamente. Per molti questo è un Brutus molto facile, ma non so perché a me ha sempre dato abbastanza problemi. Aia, oh. Legati questo. Ok, piano. Basta soltanto schivare il tutto. Ok. Ok, oh mio Dio. Calmo, calmo, stai calmo. Dai, ti odio. Ma vaffanbrodo. Ah, sto facendo schifo, ma tu fai più schifo. Non lo so perché, ma veramente per molti è un Brutus facilissimo. Però io a schivare queste chiazze qua faccio fatica. Comunque, Multiluna. Verso il giardino segreto. Sapete, forse prima con il Brutus dovevo agitare velocemente il telecomando in questo modo. Esatto. La prossima volta che lo affronterò, perché accadrà di nuovo, naturalmente rifaremo il tutto.
Oh, ora posso andare più veloce. Aiuto. Ok, basta. Basta, grazie. Quanto costa da te? Bah, vaffanbrodo, prendilo subito. Compra. Indossa ora. Ora anche questo, grazie. Aspetta a prendere quello dello scienziato. Dai, prendiamo il bouquet. Questo vaso sarebbe. Ok. Ora sì che siamo Indiana Mario. Ok, ok. Oh, coniglio. Vieni qua, coniglio. Ne ho già affrontato uno. Per favore, non essere fastidioso. Grazie. Signor coniglio. Dammi la luna. Saltellando nella foresta. Altre tre lune principali qua ci sono. Presentati ai piedi del mostro. Non devono scoprire le coordinate del giardino segreto. Allarme. Entrata situata più avanti. Richiesta di assistenza inoltrata. Oh, attenzione. Oh, baby. Guarda cosa c'è. Si spara. Amico, muori. Bellissimo. Se poi riesco, vorrei anche tornare in un certo punto. No, perderemo soltanto tempo. Per una zona che ho visto, credo in alto, da altre parti, non ne ho idea. Lo faremo un'altra volta. Ok. Va bene, io tiro la leva. Ok. Oh, bene. Oh, aspetta. Bro, aspetta. Quelle, come faccio? Ah, ottimo. Guarda cosa c'è qua. Eccoti. Allora, mi serve lui. Mi serve lui, ragazzi, per prendere quelle monete viola. E le voglio. Non mi sparate. Eri anche qua. Va bene. Allora. Prese. Ora possiamo andare avanti. Grazie, amico. Ricarica in corso, va bene. E io comunque prendo la... questa. Grazie per la ricarica. Va bene. Andiamo di qua ora. Ok. Là vedo che c'è Gumbella, che non è quella di Paper Mario, per chi lo vuole sapere, ma... allora... in questa puntata, ragazzi, continuo a prendere danno. Anche con i Goomba? Mi stai dicendo questo, amico? Allora? Più alto, deve essere. Venite da questa parte, voi. Allora. Qua c'è qualcosa che non quadra, Oggi non ci vedo, oggi sono proprio sfigato, Ok, grazie Gumbella. Ma neanche la luna riesco a prendere? Ma che cazzo? Amore nella foresta, sì, amore sta ceppa di niente, guarda. Vaffanbrodo. Devo stare calmo. Devo stare calmo. Devo stare calmo. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Non devo più prendere danno. Non devo più prendere danno. E là vedo delle altre monete. Evviva. Esplodi.
qua dobbiamo liberare un po' la zona. Niente, evviva. Se... oh. C'è qualcosa di qua? Buttati. C'è molta esplorazione, eh? Oh beh, guarda cosa c'è qua. Ah, ho visto qualcosa. Dammi la luna. In cima al grande albero. Ho preso tutte quelle in pratica. Ottimo, eh. Ma di qua vorrei tornare indietro in realtà. Tu ti prendo. Ok, sai fare dei bellissimi salti, direi, però ti tolgo da qua. E saliamo sopra. Com'è giusto che sia... Aspettami un attimo. Ho fatto bene a spaccare tutto dietro la parete rocciosa. Ho fatto molto bene. Altre di queste le prendo. Ok. In alto, in alto, in alto. Sempre più in alto. Io cado giù. Evviva. Oh mio Dio, cosa c'è là sotto? Altre monete viola. Aspetta, posso farcela. Vai. Alberello. Ok, basta, basta con le monete viola adesso, basta. In alto, forza. Forza, basta, 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 adesso basta, eh. Eccomi qua. Ma, oh, mori? Mori anche te, ora? C'è un cuore. Sei. Ok. Spariamo tutto. Ah, devo beccare lui. Fatto. Difesa del giardino segreto. Questa sì che è una bella puntata lunga, eh. Andiamo. Guarda un po'. Fiori, 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 fiori. Non fare il furbo con me, bipede. E siamo contro il boss, non mi ricordo come diavolo si chiama sto qua. Boh, il suo nome qual è? Fiore Bot? Ma che ne so, ragazzi. Adesso beccati questo potere delle gambe lunghe. Perfetto.
Oggi tipo tre boss abbiamo fatto, eh. Oh, piano. Piano ancora. E ancora piano. Oh, un andato. Un altro andato. Ecco qua. E vai così. Un altro colpo. Proprio così. Oh, ok. Ok. Accidentaccio. Aia, lo sapevo. Dai, comunque è bello vedermi fallire molte volte con i salti, eh. E beccarmi molti danni. È questo che piace alla gente, no? Ok, signor Fiorellello, appasticci un po'. Senti che profumo, questi fiori. Eh sì, li sento. Ma comunque questo è tutto per il secondo episodio di Super Mario Odyssey. Ho registrato un'ora e qualcos'altro, non so quanto durerà questo video, non ho idea, ma sicuramente tanto. E ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao.